Il cinema dei videogiochi e nei videogiochi. Mi spiego meglio, le trasposizioni videoludiche in film, chiaro? E quest'oggi non ne parlerò da solo, con un ospite, ma non lo introduciamo adesso. Allora, sono a favore di tutto ciò. Mi piace quando un'opera possa diventare poliedrica e possa diramarsi. Il videogioco per me è arte, è un po' come un libro, forse un libro del futuro, e il fatto che esso si possa tramutare appunto in un libro, citiamo Metal Gear Solid di Raymond Benson, o appunto i vari Resident Evil, Silent Hill, o varie trasposizioni cinematografiche tipo Hitman, questa cosa mi piace molto. Oggi prenderemo in esame Silent Hill, una delle pellicole, a parere mio, più riuscite. Tratto dal videogioco Konami del 1998, Silent Hill, la pellicola è qualcosa di stupendo, ma non voglio approfondire quest'ambito, voglio dire soltanto che è fantastico come un ambiente digitale possa essere riprodotto con una scenografia, con una regia, in modo da avvicinare anche i non fan del videogioco e permettendo di immedesimare molte più fasce generazionali nel prodotto. C'è però da dire che ci sono delle trasposizioni videoludiche all'interno del mondo del cinema che sinceramente lasciano un bel po' desiderare, soprattutto perché create da persone che magari nelle intenzioni sono ben predisposte, come per esempio Uwe Boll, il grandissimo Uwe Boll, ma che alla fine però producono dei risultati che non possiamo dire che siano veramente ben fatti. Possiamo ricordare Alone in the Dark, Blood Rain o House of the Dead. Insomma, ragazzi, un disastro, perché va bene la buona volontà, va bene il mettere tutto se stessi nel voler creare qualcosa che possa portare la propria passione all'interno del proprio lavoro, proprio come ha fatto Uwe Boll, ma sempre però con un occhio a quella che è proprio il prodotto originale, che non deve essere mai, mai, mai snaturato. Aspetta, Doc, però i film di Resident Evil erano buoni, e non parlo di quelle cagate cinematografiche, parlo delle trasposizioni in animazione digitale. Wow, wow, wow. Come Resident Evil Degeneration o Damnation. Secondo me anche questo è un modo per essere il futuro del cinema. Certo, è qualcosa di strano, qualcosa di ancora più ibrido. Utilizziamo la stessa tecnologia del videogioco, molto spesso un motore grafico, per fare però un film d'animazione. Qualcosa di innovativo e riuscito. Nel caso di Resident Evil ho potuto constatare che la fedeltà al prodotto è stata maggiore, anche perché non c'erano merde hollywoodiane, attori che non c'entravano un cazzo, o attrici che si trombavano qualcuna. E meno male! O attrici che si trombavano qualcuna e ottenevano il ruolo. Mila Jovovich! Mila Jovovich! Quindi questa cosa... Salutiamo Mila Jovovich! Questa cosa è fantastica. Spero che il cinema nei videogiochi si possa evolvere sempre di più. Io non so cosa ne pensa il buon dottore, ma anche Hitman secondo me è un film molto riuscito per quanto riguarda la trasposizione videoludica. Eh sì, in realtà anche Hitman è stato un buon film, però ovviamente non possiamo dimenticare dei capolavori come Super Mario Bros. No, Super Mario Bros no. Ma cosa stai dicendo? Spero che ci siano sempre questa roba qui. È un po' simile ai cinecomic. Secondo me è giusto che ci siano queste trasposizioni cinematografiche. Perché è un po' come vedere le cose da più punti di vista. C'è quello videoludico, quello cinematografico, quello romanziero, che cazzo è? Insomma, roba così. Beh, insomma, questo discorso per farvi capire che in realtà il media videoludico, il videogioco, ha una dignità tale da poter essere sfruttato in qualsiasi altro media. Non bisogna svalutarlo per questo. Abbiamo parlato del mondo cinematografico, ma perché non vedere trasposto in opere letterarie, in fumetti, in novel e in tutto il resto. E quindi, semplicemente, questo è stato un video leggero per farvi riflettere su come le cose possono essere viste da molteplici punti di vista, non solo quello videoludico, e quindi espandere un prodotto. Se nasce come natura fumettistica, non è detto che debba rimanere tale, come trasposizioni cinematografiche, chiamate cinecomic per l'appunto. Rispettate il videogioco. Esatto. Un saluto, carissimi utenti youtubers, da me e da Dr. Game. Un saluto.